A Palazzo del Michelerio c'è anche il museo paleontologico e i visitatori possono qui degustare il vino e anche vedere qual è il passato di queste terre. Assolutamente, il legame che ci può essere nel visitare l'attuale mostra e l'evento temporaneo nella Chiesa del Gesù permette di vedere una serie di reperti che vanno dai 3 milioni e mezzo di anni ed oltre che sono stati ritrovati sui nostri territori della nostra provincia del Monferrato. E questo connubio è quello che a detta di scritti del 1700, del 1750, ha generato una serie di proprietà organolettiche dettate dal terreno, sia per quanto riguarda le parti legate alla produzione del vino, sia per tutto ciò che in senso lato viene coltivato, quindi ovviamente il tartufo nero, il tartufo bianco e quant'altro. Quindi una terra che era ricoperta dal mare oggi è tanto, tanto ricca per questo. Ecco, le chiedo solo un'ultima cortesia. Mi dice gli orari e quando i visitatori possono accedere? Sì, ci sono gli orari normali per l'apertura del museo, che sono al mattino, al pomeriggio, fino alle 5:30. C'è poi l'orario che abbiamo fatto con un prezzo ridotto per l'evento legato alla Duja, che permette di accedere al museo attualmente e alla nuova ala che abbiamo aperto dalle 8 dalle 20 alle 23 di sera, con il Green Pass ovviamente e in concomitanza all'evento della Duja che ha luogo in questo splendido cortile.